Buongiorno a tutti, oggi andiamo a chiudere questa esperienza che è stata Masterchef, la settima edizione. Qui di fianco a me c'è uno che cucina abbastanza bene. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E altri due che se la cavano decisamente bene, Caterina, la seconda classificata, ciao, ben trovata. Ciao, buongiorno. E poi Alberto, che è il Buongiorno, primo buongiorno a terzo, tutti. ciao, buongiorno a tutti. Bene, siamo soli perché qui con me ci sono Francesca De Martini, responsabile a script e production di Sky, l'ho detto bene? Difficilissimo. Difficilissimo. E poi il capo progetto di Masterchef per Endemol, Paola Costa, buongiorno. Buongiorno. Iniziamo con te. Allora, per prima cosa voglio sapere se ti hanno già fatto patrono o se ti hanno intitolato una strada a casa. Allora, il sindaco mi ha comunicato che purtroppo la strada per diventare patrono è un po' lunga, qualche secolo. Quindi intanto mi hanno fatto una targa. Vabbè, già qualcosa direi, mi sembra un'ottima cosa. No, cominciamo così, però insomma, immagino sia stata una straordinaria emozione quella Sì. provata alla vittoria di questa edizione di Masterchef. Te l'aspettavi? No, sinceramente non me l'aspettavo, ma non perché pensavo di aver cucinato male. Io non mi aspettavo né d'entrare, di prendere il grembiule, di superare le prime prove, di arrivare in finale, quindi. Anche perché sei molto giovane, cioè diciamo che l'età media dei finalisti quest'anno era veramente bassissima, ragazzi tra i 20, giusto? I 23 anni, Adesso voi due, 21. 21 anni, vabbè dai, insomma pazienza, anche se sono 21, Quindi. anche perché insomma per arrivare a cucinare così c'è un percorso particolare da fare e molto di quel percorso comunque immagino tu abbia imparato moltissimo anche durante queste settimane dedicate a Masterchef. Assolutamente, da quando sono entrato a quando sono uscito mi sono proprio evoluto e questo grazie a tutte le prove che abbiamo fatto, tutti i consigli dei giudici, anche a tutta la pressione a cui siamo sottoposti, quindi soddisfatto. Bravo, proprio la pressione, cioè come si reagisce a questa pressione, perché tu hai fatto parecchi pressure test, Ecco. cioè non è che volevo arrivare proprio lì, però No, siamo arrivati, hai citato tu la pressione. no, l'ho fatti praticamente quasi tutti. Diciamo che ho perso tutte le esterne, dopo uno non l'ho fatto perché era successo un po', Però devo dire che non sentivo particolarmente la pressione perché purtroppo nella mia testa non scattava la differenza tra una mystery box e un pressure test. Ero sia ansioso alla mystery box che non andava a casa nessuno e sia al pressure, quindi era tutto Io pensavo che fossi sempre rilassato allo stesso uguale. No, modo, no? sembro rilassato ma dentro, cioè, Fuochi d'artificio. fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio che hanno fatto anche ieri sera a casa tua? O sbaglio? Cioè, Non come. proprio fuochi perché chiaramente ci vogliono dei permessi. Certo, mi sembra giusto. Hanno Cioè, hai i miei dormito stanotte amici, per capirci? no, Ah, ecco, i miei amici immaginavo. che erano anche in finale si sono attrezzati e hanno comprato un po' di botte. Senti, ma tornando anche al menù degustazione che hai presentato alla giuria, agli chef, no, per capire, c'è cioè quel dolce presentato a 5 secondi dalla fine, ma È che era volevi fare un. Ah, tranquillo. No, non volevo fare lo era splendido. tranquillo, io non so, credo che E avevo sia tutto sotto controllo. Allora, voglio Potevano chiederti. anche piattarlo meglio, Vabbè, dai, insomma, comunque alla fine il risultato non mi sembra sia stato così. No, assolutamente. Voglio capire anche se c'è stato un momento particolare durante il tuo percorso che ricordi con maggior piacere e che forse ti ha fatto anche capire che era scattato quel qualcosa in più. Sicuramente al duello finale contro Davide, quando dovevamo cucinare sette piatti con le platesse, e quando chef Cannavacciuolo e chef Barbieri sono rimasti senza parole perché non Cosa sapevano che dire. pura. Esatto, quella lì. Lì, quello è stato un momento chiave, un momento Sì. fondamentale. Hai incontrato moltissimi chef, al di là chiaramente dei giurati, tra loro non ti chiedo di scegliere. E chi magari ti ha insegnato qualcosa di più, chi ti ha trasmesso qualcosa in più rispetto agli altri? Tra gli chef Tra gli chef che si sono alternati durante le varie puntate, durante i vari appuntamenti. lo chef che mi ha trasmesso di più credo sia Pino Puttaglia, perché il piatto che ha portato era meraviglioso, era un'idea veramente geniale e mi ha fatto capire la cura e
tutta la passione, la voglia di mettersi di fronte a un ingrediente e rapportarsi in maniera sincera per creare una cosa stratosferica, che era quel chiave. E tra i giurati invece? Non lo diciamo a nessuno, cioè resti fra noi. Vabbè, il mio cuore batte per Chef Blumman e Chef Bandieri. Così, poi torno da te, però adesso vado anche dai tuoi colleghi, anche perché hai affrontato, Caterina, un percorso bello intenso e ci hai emozionato molto spesso, e anche tu ti sei emozionata molto. Sì, mi emoziono spesso, soprattutto davanti a un ingrediente che mi fa ricordare soprattutto mia mamma, e veramente mi emoziono tanto. Sei riuscita a conciliare la cucina italiana, che comunque hai conosciuto a tempo di record, sei riuscita ad imparare piccoli dettagli, piccole cose, nuovi sapori, in tempi brevissimi, e la tua cucina di casa, quella ucraina. Come hai fatto? Io cercavo sempre di abbinare questi due paesi, perché non mi sento proprio italiana e non mi sento più proprio ucraina. Quindi volevo sempre abbinare due paesi insieme. Secondo me, sì, sto scoprendo nuovi sapori, nuovi ingredienti, però secondo me ancora ho tanto da imparare, ancora ho tanto da scoprire. Secondo me questo che mi è mancato nel duello finale. Vabbè, insomma, comunque voglio dire, hai fatto un percorso straordinario. Comunque, cioè, anche i giudici ti hanno sempre fatto capire, anche soprattutto nelle battute finali, quanti progressi stavi facendo e quanto comunque anche la tua creatività e la tua capacità di unire queste due culture sia piaciuta anche loro. Sì, i giudici veramente mi hanno aiutato tantissimo, perché io non credevo mai in me stessa, mi sempre mancava questo pizzico di spunto da qualcuno. I giudici mi hanno aiutato tanto, soprattutto Chef Canovacciolo e Antonia Klugman, che ogni volta loro mi facevano capire che io posso diventare una chef, che se metto il cuore veramente può nascere una cosa buona. Quanto ti sei emozionata quando hai visto arrivare tuo fratello e quando hai capito che ci sarebbe stato anche l'incontro tra la tua famiglia, quella acquisita, quella italiana, quella di tuo marito, e tuo fratello? Là mi sono emozionata veramente tantissimo, mi batteva il cuore, mi muovevo le mani, mi mancavano anche le parole, perché quando mi emoziono mi mancano le parole, dimentico tutto, sia la lingua madrelingua sia la lingua italiana. È stato bello, sono contenta che anche la mia famiglia che l'ha trovata qui ha accettato mio fratello come veramente il loro figlio. Questo fatto mi è piaciuto tantissimo. Senti, invece tornando a cose pratiche, quando ti sei tagliata durante la preparazione del menù degustazione, che cosa hai pensato? Non mi sono tagliata neanche una volta in tutti e tre mesi. Secondo me il fatto che stavo troppo di fretta, ero molto emozionata, però non mi volevo concentrare su questo taglio, alla fine era un taglio piccolo, però non volevo sporcare tutto, e non mi sono concentrata su questo taglio. E si va avanti così, sì, giusto, è giusto, è una delle forze, anche perché insomma può capitare, può succedere in cucina. Alberto, tu hai detto Simone e Caterina meritano di stare qui, ma anch'io, ti esatto. È mancato pochissimo. Pochissimo, purtroppo sì, è mancato qualcosa in più per esserci magari anche io in finale. È quell'uovo? Quell'uovo un po' girato, secondo me è stata la cosa che purtroppo non mi ha permesso di arrivare fino in fondo a duellarmi con Simone e Caterina. È bellissimo anche il fatto che comunque tra di voi ci sia sempre stato un bel rapporto, e anche durante i momenti finali, no? Perché poi magari nei momenti finali uno dice vabbè, adesso basta, l'amicizia passa in secondo piano, e invece comunque grandi abbracci, sorrisi, la delusione è normale. Delusione è normale, anche perché poi io ho un carattere abbastanza particolare che hai dimostrato. Che ho dimostrato, quindi magari mi sono divertito un po' meno perché pensavo molto alla competizione, io sono uno molto competitivo, anche con me stesso, cioè per me poteva esserci anche 100 persone o nessuno, io dovevo battere me stesso, era quello il mio obiettivo. E io direi anche se non ho vinto e non sono andato in finale, io ce l'ho fatta a battere me stesso, quindi...
E questa è una grande cosa. Così, diciamo. Però diciamo che di obiettivi ne avevi anche un altro, perlomeno uno fondamentale, quello esatto. Di stupire. No, quello di stupire, vabbè, è lui, barbiere. Uno barbiere, assolutamente, ma poi anche un altro, quello di vincere almeno una Mystery Box. Bravo, è vero. Visto che sono stato per 25 volte tra i migliori, però non ho mai avuto la fortuna di, o comunque la bravura, diciamo, anche di riuscire a trionfare. Ma io voglio sapere del tuo rapporto con Barbieri, perché cioè, tu sei arrivato lì e subito gli hai detto che ti ispiravi a lui, sì. E comunque era il tuo punto di riferimento. Esatto. Che cosa sì. Ti ha trasmesso in queste settimane di lavoro insieme? Ma sicuramente tantissima sicurezza, perché uno chef è un uomo soprattutto di grande sicurezza, con idee chiare, decise, poi ha un certo stile che ovviamente sarebbe bello anche magari copiare, prendere spunto dal punto di vista anche dell'abbigliamento, dell'outfit. Però dell'outfit, cioè. E soprattutto, però soprattutto diciamo anche in cucina, soprattutto in cucina, perché giustamente è un punto di riferimento. No, diciamo è una figura che dal quale prendo molto spunto in tutti i campi. Mi sembra giusto, vedi, insomma, giusto l'esempio. Esatto. Invece di prendere tante figure diverse, metto lì insieme io un barbiere e basta. Perfetto, mi sembra giusto. Oh, però adesso è arrivato il momento di capire anche che cosa vi aspettate adesso. Dal futuro, perché tu hai vinto un premio in denaro e avrai la possibilità di pubblicare il tuo libro di ricette, però hai 20 anni, sei molto giovane, guardando avanti che cosa pensi di poter fare? Allora, innanzitutto credo che dovrò uscire un po' di più dal mio paese. Questo un paio di volte l'ho detto. E in Montepremi per ora cerco di metterlo da parte e utilizzarlo in futuro in maniera... Mi sembra una scelta calcolata, bravo. E qual era l'altra domanda? Come ti vedi? Cioè nel senso, va bene, ok, Montepremi allora, adesso è lì, però poi adesso il tuo percorso qual è? Io tra 10 anni mi vedo col mio ristorante. Okay. Quindi in questo periodo cercherò di apprendere il più possibile, in qualsiasi modo, per arrivare a questo obiettivo. Dove sarà il tuo ristorante? A Londra. Ah, non è vero. Lo giuro, mi hai stupito. Scherzavo, a casa. Certo. Giusto. Tuo cane? Il mio cane sta bene. Sta bene, sì. Un po' acciaccato. No, un po'. E c'ha 15 anni. Vabbè, ci sta, insomma, allora anche gli acciacchi ci stanno. Il futuro anche vostro, voglio capire. Che cosa ti aspetti, Caterina? Spero che potrò lavorare in una cucina, che potrò prendere... avere questa pratica, questo stage da qualcuno e che veramente devo crescere e non mi voglio fermare, questo che sto aspettando, che non mi fermo. Mi sembra giusto, non bisogna fermarsi, neanche tu vuoi fermarti. Assolutamente. No, il mio sogno è comunque appunto di diventare anche un imprenditore a tutto tondo, nel senso dedicarmi assolutamente alla cucina, avere un ristorante tra qualche anno, magari non 10 anni, magari un po' prima se riesco. Bello averlo anche da abbastanza giovane, da rischiare alla fine di 24 anni, è giusto rischiare un pochino, se non rischiavo quest'età, per me è bello anche. Mi sembra giusto. E magari fare qualche progetto anche oltre esterno alla cucina. Pure, magari è un modo della moda, visto che segui anche Barbieri e il suo lato più fashion. Sì, voglio essere tutto tondo, via, fare un po' di tutto. Mi sembra più che giusto. C'è un altro appuntamento, poi chiaramente vi lasceremo anche lo spazio per le domande, per le vostre curiosità, sia per i ragazzi, ma insomma un po' tutto tondo su anche questa edizione di Masterchef. Però non dimentichiamo che la prossima settimana c'è un altro Masterchef che ci aspetta. C'è l'edizione dedicata ai celebrity e ai VIP che si contenderanno anche in questo caso lo scettro di Masterchef Italia. Andiamo intanto ad anticipare attraverso queste immagini quello che potremo vedere, anche perché i personaggi sono niente male. Non fate i timidi. Comincio io. Ecco, bravo. Ciao Fabio Ricci e 20.000 anni. E volevo sapere da loro, visto che più o meno sei stata bravissima, hai già fatto tutte le domande che di solito facciamo noi, volevo sapere, visto che... Scusate, non volevo. Visto che è passato tanto tempo da quando è stata registrata, avete avuto modo di metabolizzare e di rivedervi. Che cosa pensate di questa cosa? Cioè, cose che avreste cambiato, vi siete pentiti? Perché poi i confessionali so che si fanno, la giornata è lunga, si registra, a volte si dicono delle cose che non si pensano, che cosa pensate di questo? Chi risponde? Vai tu. Vabbè,
Sicuramente l'effetto è stato stranissimo, però devo dire che comunque io mi sono ritrovato in quello che si è visto. E chiaramente non sono sempre così, quella è una situazione particolare, e tutte le scelte che ho fatto erano ponderate adatte alla situazione, quindi non ho nulla da reprimere. Sei riconosciuto? Sì. Obiettivamente. Beh, sì, anche se alcune cose non mi sono piaciute, però in quel momento mi veniva quello. Alberto? Sì, anche io mi sono riconosciuto abbastanza nel personaggio che comunque era all'interno della cucina di MasterChef. Mi sono un po' recriminato il fatto che forse ho reso un po' poco, quello sì, però il carattere è quello, quindi quando c'è una sfida in ballo bisogna essere concentrati. Caterina? Mi sono riconosciuta al 100%, e veramente ora ho scoperto che mi devo emozionare un po' di meno, perché in cucina emozioni non vanno bene. E poi mi è piaciuto tanto perché tutto come abbiamo registrato, come abbiamo trascorso tutti questi giorni nella cucina, è veramente così mi sono trovata anche dopo. Prossima domanda? Ah, ecco, guarda, tu spalle arriva il microfono. Ciao, sono per i cammini TV Zoom. Una curiosità per ciascuno di voi. Banalmente, c'è qualche talento che i vostri colleghi che sono stati eliminati prima di voi rubereste, magari a uno in particolare? Chi vi ha colpito di più da quel punto di vista? Grazie. Ma io... la fantasia di Emanuela, obiettivamente molto fantasiosa, quindi gliela ruberei volentieri. Io sinceramente... vabbè, ognuno poi alla fine, nel senso, ha la sua idea di cucina, le sue idee appunto in generale, magari prendere un po' da ognuno, però di preciso da una persona prendere quello, sinceramente no, non saprei. Io prenderei qualcosa da Alberto, perché io lo dicevo sempre che un ragazzo con tanta grinta e tante belle idee. E come ha detto Simone, veramente Manuela è molto fantasiosa e spesso lei faceva gli abbinamenti molto particolari, molto strani, che mi sono piaciuti tanto. Quindi anche da Manuela si possono prendere tante belle cose. Prego. Ciao ragazzi, Francesco Leone, Notizie Punto. Siete tutti e tre giovanissimi. Io, una curiosità, come ci si sente a passare da magari da Instagram, da Twitter, da Facebook a 100 follower, 200 a 10.000? Cioè, siete personaggi pubblici? L'effetto è strano. Soprattutto per te, immagino. Sì, però fa piacere perché comunque le persone ci hanno riempito d'affetto. Quindi è stato molto bello, no? Vediamo quanto dura. Voi? È praticamente uguale. Condividete? Sì, ok. Sì. Allora, okay. Sì. Qualcun altro? Ciao a tutti, Giacomo Iacomino, Vero TV. Curiosità per il campione. Se hai già in mente il titolo, qualcosa del genere, il titolo del libro, dato che tra Guarda come vongolo, Il cappellaccio matto e Dolce far niente, insomma, quei titoli ci sei fai. Il titolo del libro è molto più sobrio, stranamente si chiama Al mio paese, la mia cucina tra terra e mare, e esce il 19 marzo. Al mio paese? La mia cucina tra terra e mare. In cartella stampa. Sì. Ancora? Qualcuno? Ma chi sapeva di voi che lui aveva vinto, ad esempio? Ronaldo, finito, ah, la domanda. Sì. Vabbè. Cioè, il paese era già... No, non si può siete dire. Riusciti a tenere... Sì, perché... Per quanto tempo dovete essere muti in questo modo? Tanto tempo, però si fa. Al di là di tutto, comunque volevo che fosse una sorpresa per tutti, quindi lo sapevano mia sorella, mio cognato che stavano lì e i miei amici. Tutti sotto chiave. Tutti sotto chiave, assolutamente. L'ho minacciato.
di scatenare Rochelle. Esatto. Ciao, siamo qua. Carlo Mandelli dell'ANSA, domanda al volo, qual è la prova in esterna che vi ha divertito di più e quale vi ha affaticato di più? Ma magari è la stessa. E alla fine di tutto questo, qual è la cosa che vi è piaciuto di più cucinare in tutti questi mesi? Allora, la prova in esterna più faticosa per me è stata quella di Bologna, la prima. Dovevamo cucinare per 150 persone, faceva un caldo terribile e veramente è stato un massacro, infatti ho perso. E la più divertente è stata quella all'ex ospedale psichiatrico, perché abbiamo cucinato con due stagisti, tra virgolette, e poi l'ambiente era quasi gioviale, sotto il mio punto di vista. Io mi sono divertito e a un certo punto è iniziato a piovere, c'era chi parolacce del labbro. Molto divertente è stata. Per me quella più bella in assoluto è stata, vabbè, no, diciamo che ce ne sono due, sia il ristorante 3 stelle Michelin, perché io andrei a scamminata, arrivare a cucinare all'interno di quella cucina tanta roba. Però anche un'altra mi è piaciuta veramente tanto, che è quella allo Stelvio, è veramente bellissima, perché sciando mi sono ritrovato anche in un luogo in cui trovo anche abbastanza tranquillità normalmente. In quel caso tranquillità ce n'era poca, perché cucinare anche per gli sciatori e soprattutto a quelle condizioni mancava l'ossigeno, quindi si faceva molto più fatica anche a cucinare, è stata veramente dura, però anche come team la squadra era veramente, eravamo affiatati, c'era Simone, c'era Francesco e Marianna, mi sono trovato benissimo. Per me la prova più difficile è stata quella quando dovevamo cucinare per gli ebrei, perché la cucina era una cucina che io non la conoscevo, e poi non eravamo organizzati molto bene, e perciò per me questa prova è stata molto difficile e infatti abbiamo perso. E l'esterna più bella in assoluto è la prima, in Bologna, che là mi sono divertita un sacco. Abbiamo cucinato tutto di fretta, un po' disorganizzati, abbiamo lasciato tutta la cucina sporchissima, però è stata la prima esperienza quando ho cucinato per tantissime persone. Qualcun altro? No, è il piatto che tutti questi ah, giusto, bravo. Divertì, che fare? Beh, Alberto, se ci vuoi sbagliare, sì. Per me quello, diciamo che per assurdo la prova in cui mi sono divertito di più è stata quando sono stato eliminato, ok? Quindi mi sono veramente divertito quella prova, perché affrontare quei piatti di quegli chef era una cosa incredibile. E il piatto che mi è rimasto più impresso è stato quello del Anthony Genovese, che era complicatissimo, tantissimi ingredienti e non sapendo da che parte iniziare, grazie all'aiuto dello chef ho impostato un pochino il lavoro per appunto lavorazioni, e alla fine è venuto credo un buon piatto, infatti ho preso anche il voto dello chef. Io non so perché, ma il piatto che mi è piaciuto di più cucinare è stato gli gnocchi di patate che ho dovuto fare una volta al Pressure Test, uno dei tanti, e non so perché. Boh, mi sentivo a casa, perché è una cosa che faccio spesso e quindi ero proprio tranquillo. Come con le olive. Esatto, come con le olive. A me sono piaciuti tantissimi piatti, soprattutto il piatto di Chef Klugman. Era un piatto molto particolare che io purtroppo non sono riuscita a capirlo bene, però dopo, quando ho ripensato 10.000 volte, ho provato di rifarlo, veramente un piatto pazzesco, un piatto che mi ha colpito tanto. Io ho una domanda per te, Maria Tesoro. Sta arrivando il microfono. Ah, Maria Tesoro di Forma Pizza. Se tu avessi cotto la rana pescatrice bene, pensi che oggi saresti stata la vincitrice? Non lo so, perché non è unico errore che l'ho fatto, quindi può essere di sì, però io sono contenta per Simone, cioè, veramente. Esatto, certo che avevo pensato tutti i giorni che lo penso, ormai non riesco a uscire fuori dalla testa.
ormai anche sto sognando il mio film finale, quindi sì, certo che poteva cambiare tanto. Qualcun altro? Direi che allora vi ringraziamo.